Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo qui per un nuovo appuntamento di Belluno Calcio in Rete. Oggi siamo qui al Polisportivo per assistere alla partita tra il Belluno e il Pordenone. Oggi vi manderemo in onda le immagini della gara e le interviste raccolte a fine della partita. Prima di tutto questo però mandiamo in onda alcune immagini raccolte qualche settimana fa della consegna di un libro da parte degli Ultras del Belluno a 5 giocatori della squadra bellunese e a un loro compagno che partiva in questo periodo in missione per l'Afghanistan. In occasione dell'ottavo compleanno del gruppo Ultras Belluno 2005 abbiamo deciso di fare un piccolo omaggio ai nuovi calciatori provenienti da fuori Belluno. Quindi abbiamo deciso di regalare il libro dei 100 anni di calcio a Belluno e la sciarpa, come vedete. Allora, il primo libro viene consegnato a Stefano H, viene consegnato da Ico. Il secondo libro viene consegnato a Duravia, consegna Alberto Padoin. Terzo libro, Gallonetto, consegna Gio. Quarto libro, Rossetto, consegna Nea. L'ultimo libro a Brichese consegna ancora Ico. Grazie a tutti e forza Belluno. Allora, cari amici tifosi del Belluno Calcio, desideriamo chiamare qui vicino a noi Alberto Padoin, che sabato prossimo partirà per la terza missione in Afghanistan. Alberto, vieni. Uno di noi, Alberto, uno di noi, uno di noi. Grande in bocca al lupo. Grazie mille. Missione. Grazie ancora. Grazie mille. Alberto, uno di noi. Grazie mille. Uno di noi. Grazie. Forza Belluno! 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 Apri il libro. Te la dedico. Passiamo ora alla cronaca della partita. Inizia la partita, terreno in buone condizioni nonostante la giornata di pioggia. Al settimo minuto il Pordenone è già in vantaggio. Sessolo da dentro l'area fa partire un destro chirurgico. La palla colpisce il palo interno alla destra di D'Antimo e si infila in rete. Al 23esimo, grande azione di Duravia sulla destra, che salta due uomini dal fondo, mette dentro un cross pericolosissimo che Bortolin devia. Al 29esimo, Zubin prova un altro tiro a giro da dentro l'area di rigore, palla alta sopra la traversa. Il Belluno, dopo un avvio un po' incerto, cresce e al 34esimo trova il pareggio. Strepitosa azione di Mosca sulla sinistra che corre per tutta la fascia. Cross basso in mezzo per Corbanese che davanti a Bortolin non sbaglia. Per la squadra di Roberto Raschi un pareggio sicuramente più che meritato. L'arbitro non concede neanche un minuto di recupero. Il primo tempo si conclude sul risultato di 1-1. Il tifoso Sceva, come ha visto questo primo tempo del Belluno? Devo dire che sono arrivato in ritardo. Il gol di Corbanese però l'hai visto? Scherzavo, ho visto molto bene la squadra questi 10 minuti, convinti,
penso che sarà una bella partita. Il secondo tempo credo che daranno molto di più, un gran bel gol con un schema fantastico, e quindi auguro un in bocca al lupo e una bella vittoria, perché secondo me è una bella partita da vittoria. Alberto Lazzari, come ha visto questo primo tempo del Belluno? Ho visto una squadra che ha giocato bene, che aveva molta voglia e molta grinta, e siamo riusciti a recuperare un risultato non facile contro una grande squadra come il Pordenone. Forse all'inizio della partita era iniziato meglio il Pordenone, dopo il Belluno è venuto fuori alla distanza. Sì, secondo me il gol loro è stata una prodezza individuale, un gran tiro del nostro ex Sessolo, ma dopo abbiamo recuperato bene. Andrea, uno degli ultras del Belluno, come ha visto questo primo tempo del Belluno? Stiamo bene, io pensavo un po' meglio, ma abbiamo una società contro che quella del Pordenone, che siamo un altro pianeta, speriamo bene di poterla vincere. Sarebbe troppo, un po' troppo quello che prendiamo, ma un pareggio dai, ci può anche stare. Ico, ciao. 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 Tiziano Schiocchetta, mister degli allievi, questo primo tempo del Belluno? È un buon Belluno, ho visto un gran gol di Corbanese, come quelli che faceva suo zio Mario qui in provincia, un buon Belluno sempre pieno di giovani. Forse all'inizio era partito un po' meglio il Pordenone, poi il Belluno è venuto fuori alla distanza. È partito meglio perché ha giocatori probabilmente di più esperienza, ma noi stiamo facendo molto bene. Inizia la ripresa. Al 51esimo Corbanese mette dentro un cross pericoloso dalla sinistra. Durarvia arriva con un attimo di ritardo. Due minuti più tardi Corbanese ancora ha la grande occasione per portare avanti la sua squadra. Il Cobra si presenta tu per tu con Bortolin. Il portiere respinge il pallonetto della cante bellunese. La palla torna ancora al Cobra, che la devia verso la porta, ma un difensore avversario riesce a recuperare e l'azione sfuma. Al 61esimo punizione dal limite di raddrezza, palla sopra la traversa. Al 67esimo punizione del Pordenone dai 30 metri. Zubin, appostato sul secondo palo, colpisce al volo, ma D'Antimo è bravo a respingere. Ma purtroppo il portiere gialloblu si infortuna scontrandosi con Sessolo ed è costretto ad uscire. Al 72esimo arriva la doccia gelata. Zubin si presenta davanti a Rossetto e lo supera con un preciso pallonetto. Molte le proteste della squadra bellunese per un presunto fuorigioco dell'attaccante nero-verde. All'86esimo Sommacal perde palla nella propria metà campo. Contropiede del Pordenone con Zubin, che prova a superare Rossetto con un tiro a girare, ma il portiere gialloblu para sicuro. All'89esimo Bonofà si presenta davanti a Rossetto, ma il portiere gialloblu respinge ancora una volta il tiro della punta nero-verde. Al 93esimo Mosca dentro l'area calcia verso la porta, ma Bortolin è strepitoso a respingere. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro decreta la fine della partita. Il Belluno viene sconfitto per 2-1 dal Pordenone. Mister Raschi può comunque essere soddisfatto per la prestazione della sua squadra. Simone Corbanese e Sebastiano Sommacal, due protagonisti della partita di oggi tra il Belluno e il Pordenone. Simone, come giudichi questa sconfitta immeritata, però che purtroppo è arrivata? Niente, l'atteggiamento era quello giusto, di certo non è un crash, la partita persa col crash qui in casa, per cui prendiamo quello di buono che è avvenuto, e dispiace perché comunque un punto potevamo portarlo a casa. Mia colpa in quell'azione lì, che se fai quel gol lì, insomma, se non fai quel gol lì contro queste squadre qui ti castigano, insomma. Sebastiano, siete riusciti a contenere abbastanza bene sia Sessolo sia Zubin, purtroppo i gol sono arrivati proprio da loro due. Come giudichi questa sconfitta del Belluno? Come diceva il Cobra, è stata una buona partita da parte nostra, stavamo bene fisicamente, credo si sia visto anche sul campo. Purtroppo sono stati degli episodi che hanno portato dalla parte del Pordenone la partita. Siamo riusciti a rientrare subito in partita dopo un gran gol, a mio giudizio, di Sessolo,
e appunto poi dipende, cioè la partita magari va sul 2-1, invece è andata sul 2-1 per loro. Non sono ancora riuscito a capire bene l'azione, della dinamica del secondo gol, alcuni dicono fuorigioco, alcuni dicono no. Io stesso ho protestato per un fuorigioco, ho sbagliato, ho fatto una cosa, però così. Non so, credo che comunque abbiamo disputato una buona partita, come ha detto lui non era una partita con il Crash, era una partita con una squadra di livello e l'abbiamo gestita bene, insomma. Simone, abbiamo già passato la metà del campionato, il girone di ritorno, si torna già in campo mercoledì contro il Sandonà. Ormai possiamo dire la salvezza è vicina, mancano solo qualche punto per festeggiare tutti insieme. Io credo che per star tranquilli dobbiamo fare ancora 5-6 punti. Però ripeto, dobbiamo affrontare le partite con questo atteggiamento qui, che sia la prima della classe o l'ultima. Poi mercoledì andiamo giù per giocarcela e portare a casa i 3 punti. Sebastiano, anche un commento su queste ultime partite che mancano da qui alla fine del campionato, un giudizio sulla sfida che attende il Belluno a Sandonà. Ma il Sandonà è comunque una squadra, una buona squadra, anche quella, non c'è dubbio. Noi affrontiamo la partita, ogni partita che viene dobbiamo affrontarla al massimo e sempre con l'intento di andare a vincere, se vogliamo salvarci subito, poi penseremo ad altro. Però si dice sempre che la salvezza è vicina, però a quei punti bisogna farli. Finché non li facciamo è sbagliato parlare di salvezza, appunto, come ha detto il Cobra, almeno 2 vittorie dobbiamo metterle in fila, il prima possibile. Mister Raschi oggi può essere soddisfatto per la prestazione della sua squadra, sicuramente è amareggiato però per la sconfitta. Hanno deciso 2 individualità di Zubin e di Sessolo. Beh, insomma, nello specifico sì, anche se poi alla fine avevamo di fronte una grossa squadra anche come collettivo. Però sul piano del collettivo abbiamo giocato così, non voglio sembrare un atto di presunzione, ma secondo me abbiamo giocato anche meglio noi. Quindi io mi trovo in quella posizione scomoda per la quale sono molto contento della squadra, però rosico perché non porto a casa neanche un punto, che senz'altro avremmo strameritato perché lo abbiamo fatto in campo, perché abbiamo fatto veramente delle buone cose. Tra l'altro non siamo stati fortunati neanche in un paio di circostanze su alcune valutazioni, c'era un calcio di rigore, c'era un gol salvato sulla linea. E il secondo gol, insomma, mi dicono tutti che era in fuori gioco quello degli avversari. Perciò, insomma, diciamo che brucia un pochettino, ecco. D'altro canto, sono molto contento perché la squadra ha fatto una prestazione orgogliosa. Anche quest'oggi i ragazzi hanno giocato un buon calcio, tra l'altro sempre con un centrocampo giovanissimo contro una delle squadre corazzate del campionato, con un ragazzino del 96 e De Filippo e mezzo. Per le defezioni che avevamo di Masocchi e di Haka, che sono certamente 2 giocatori importanti. Quindi bravi, però peccato. Contro il Pordenone possiamo dire che abbiamo un po' rivisto la partita contro Real Vicenza, no? Una delle grandi prestazioni, ma alla fine la maggior magari esperienza di alcuni giocatori di categoria hanno fatto la differenza. Beh, insomma, carta canta, no? Non è sempre così, però queste squadre che scelgono e fanno gli investimenti che fanno per andare su di categoria, se prendono certi giocatori è proprio perché questi giocatori fanno pesare certe qualità. E non c'è dubbio che giocatori come Zubin, che in questi ultimi anni, e tanto ormai che ci gioco anche contro e anche prima di fare l'allenatore lo vedevo, insomma è uno che è sempre stato nella parte alta della classifica canonieri, perciò stiamo parlando di giocatori importanti, quelli che ti tirano fuori una giocata, una anche non so, l'esperienza, il tocco, ti fanno girare l'avversario, insomma, giocatori importanti. Ecco, è vero, oggi hanno fatto un po' pesare loro, anche se brucia, perché insomma Zubin ha fatto gol in fuori gioco e questo un po' secca, insomma. Come si dicevano anche nelle scorse settimane, ormai mancano pochi punti, diciamo, all'obiettivo salvezza e nella prossima settimana ci saranno ben 2 partite, infatti il Belluno tornerà in campo già mercoledì a Sandonà. Un giudizio su questa settimana che con ben 3 impegni. Non posso non dire che sono un po' preoccupato, perché questo è stato uno dei nostri problemi tutto l'anno, perché essendo un po' risucati nel numero
pur con tanto orgoglio e con tanta volontà e pur facendo sempre alla fine anche debuttare ragazzi che si sono sempre dimostrati all'altezza, è vero, però anche noi come tutti abbiamo un collettivo che si basa su certi giocatori e il fatto che siano sempre in campo anche se magari non sono al meglio e che sia così difficile sostituirli in tre partite secche una dietro l'altra con pochissimo tempo per allenarsi, perché cosa si fa? Insomma, io adesso incontro la squadra, domani do riposo, lunedì siamo già a fare allenamento, ma di certo non può essere un allenamento di carico perché da lì a poco andiamo a giocare, è come se fosse un venerdì. Replichiamo martedì, ma solo per fare una leggera rifinitura, mettere a posto palle native e tutto, e poi siamo già in campo. Giovedì la stessa cosa, per preparare la domenica. Quindi, insomma, sono più che allenare, si gestisce una condizione, si lavora sulla testa. E quindi, insomma, spero tanto che questa settimana di lavoro e di impegno ci dia un po', ci meritiamo più soddisfazioni di quelle che abbiamo avuto altre settimane, le altre settimane abbiamo avuto la partita infrasettimanale che per la verità ci ha sempre dato poco, ecco. Siamo arrivati al termine della puntata odierna, io vi ringrazio per averci seguiti come al solito numerosi e vi do appuntamento alla prossima settimana dove ci occuperemo della partita tra il Belluno e il San Paolo. Vi ricordo però inoltre che il Belluno sarà impegnato mercoledì nel turno infrasettimanale contro il San Donà. Invito tutti i tifosi del calcio Belluno a seguirci sempre qui al Polisportivo e su Tele Belluno a Belluno Calcio in Rete. E seguiteci anche sul nostro sito www.acbelluno1905.it. Ciao. Forza Belluno.